Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con la nuovissima puntata domenicale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta qui su Sesta Rete, canale 215 a partire dalle 19.30, siamo in replica alle 23, in replica anche la mattinata del lunedì a partire dalle 8.30. Tutto il calcio dilettantistico dal campionato interregionale sino alla prima categoria e da quest'anno una bellissima e seguitissima finestra dedicata al calcio a 5 e oggi dobbiamo anche come al solito dare spazio ai giovani perché la nostra trasmissione parla anche di scuole calcio ed ospitiamo subito e li facciamo anche vedere i ragazzi della squadra del Real Catania. Ciao ragazzi, fatevi un applauso, ecco i giovanissimi ragazzi del Real Catania e ho qui subito modo di presentare il direttore tecnico della scuola calcio Real Catania, ovvero Giovanni Garofalo, che salutiamo. Ciao Giovanni, ben trovato. Buonasera, ciao. E insieme a Giovanni è venuto a trovarci naturalmente il presidente della scuola calcio Real Catania, ovvero Massimo Ruisi. Ciao Massimo. Ben trovato e so che fate un lavoro straordinario. Insieme a voi, in questa bella inquadratura dedicata ai giovani, abbiamo la nostra penaltina Federica Di Benedetto, che salutiamo. Ciao Federica, ciao, come stai? Buonasera e ben ritrovati. Bene, bene. Oh, benissimo, siamo contenti tutti. Subito alla mia sinistra i primi due ospiti che andremo tra poco a presentare perché naturalmente con loro chiacchiereremo sui vari campionati dilettantistici, dal campionato interregionale naturalmente sino alla prima categoria. Uno in modo particolare ormai da parecchio tempo quasi spesso ci viene a trovare nei nostri studi, ovvero il nostro mitico direi Santo Palma, che salutiamo. Ciao Santo. Ciao, adesso con una nuova veste però, quella di direttore sportivo del Catania Beach Soccer, ovvero calcio a 5 sulla sabbia. Sì, assolutamente sì, con una bellissima esperienza. Che tra l'altro ancora deve iniziare però, diciamolo pure, ma siete già buon... Deve iniziare sotto l'aspetto tecnico, invece è già iniziato sotto l'aspetto organizzativo. Benissimo. Già lavoriamo a 360 gradi tutti i giorni. Benissimo. Accanto a Santo Palma, un altro direttore sportivo, amico di Penalty, Salvo Castorina, il direttore sportivo dell'ACI Sant'Antonio, che ormai è quasi a un passo dai playoff, anzi è già nei playoff, ci sarà una partita ancora da affrontare diciamo nella regular season e poi dopo sperare nel grande salto nel campionato di promozione, campionato che credo un po' competa all'ACI Sant'Antonio, no? Direi di sì, l'anno scorso l'amico Santo dirigeva l'ACI Sant'Antonio in eccellenza, quindi speriamo di riportarla ai fasti che le competo. Certamente. Subito il saluto immediato, impostazione e commento tecnico al nostro Carmelo Puglisi per quanto riguarda il campionato interregionale. Ciao Carmelo, ben trovato anche a te. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, allora partiamo subito perché oggi è una puntata ricchissima, una puntata dove avremo modo veramente di parlare a 360 gradi non soltanto del calcio giovanile con la bella realtà della scuola calcio Real Catania, ma anche e soprattutto dei campionati interregionali ed eccellenza, perché la settimana prossima ci sarà un grandissimo big match soprattutto nel girone A. Ma prima diamo subito sguardo ai risultati del campionato interregionale. Siamo giunti alla 12ª giornata di ritorno. Parola a Federica naturalmente per i risultati di oggi domenica 30 marzo 2014. Vibonese Agropoli 2-2, Città di Messina Agregas 0-1, Battipagliese Pomigliano 3-2, Noto Cavese 1-2, Licata Due Torri 1-0, Orlandina Interreggio 2-2, Nuova Gioiese Rende 0-1, Comprensorio Montalto Torrecuso 2-2. In classifica sottolineiamo che con il riposo del Savoia l'Acragas è riuscita a guadagnare 3 punti in classifica, classifica che comunque vede sempre la squadra campana ormai dritta verso il campionato professionistico. Guardiamo la schermata della classifica, letta naturalmente da Federica Di Benedetto. Savoia 71 punti, Agregas 62, Agropoli e Battipagliese 50 punti, Torrecuso 49, Cavese 48, Nuova Gioiese 44 punti, Pomigliano e Interreggio 38 punti, Noto 37, Comprensorio Montalto 36, Orlandina 35, Rende 31 punti, Due Torri 30, Città di Messina e Vibonese 28 punti,
Chiude la classifica Licata a 16 punti. Per quanto riguarda la classifica, sottolineiamo naturalmente la Cavese, l'Interreggio, la Battipagliese con un punto di penalizzazione, Licata con ben 3 punti di penalizzazione. Come tutti ormai già sanno, il Ragusa è stato escluso dopo la quarta rinuncia. A questo punto diamo lettura anche attraverso il tabellino del prossimo turno, domenica prossima, 13ª giornata di ritorno, ovvero il 6 aprile 2014, si giocheranno Agropoli Battipagliese, Torre Cuso Città di Messina, Cavese Comprensorio Montalto, Rende Due Torri, Pomigliano Licata, Orlandina Noto, Savoia Nuova Gioiese, Acragas Vibonese, riposa l'Interreggio perché, come ho già detto anticipatamente, il Ragusa è stato escluso dal campionato. Allora Carmelo, il commento tecnico lo affidiamo a te, consci che comunque ormai c'è poco da commentare, soprattutto per la vetta, perché ormai diciamo pure che il gruppo campano ha già raggiunto quasi matematicamente il campionato dei professionisti. C'è poco da commentare, come dicevi tu, per quanto concerne la parte alta della classifica. Il Savoia oggi ha acquisito i 3 punti a tavolino, l'Acragas ha faticato più del dovuto, ma come era forse anche previsto, al Celeste contro il Città di Messina, ma è la zona play-out in questo momento su cui sono puntati i riflettori, quantomeno dal nostro osservatorio siciliano, perché il Città di Messina con la sconfitta con l'Acragas è quasi condannato ai play-out, ma la sorpresa del giorno è il risultato del Dino Liotta di Licata, dove il Due Torri perde contro i gialloblu di casa, a cui va fatto un applauso perché stanno veramente onorando il campionato nonostante aspettino solo la matematica certezza del ritorno in eccellenza. Per il resto c'è da sottolineare la prova di carattere dell'Orlandina, 2 volte sotto con l'Interreggio va a recuperare ed un punto preziosissimo alla luce del risultato del Rende che oggi ha espugnato il campo di Gioia Tauro, e la settimana prossima c'è questo Rende Due Torri che è importante quantomeno per la griglia dei play-out, ma se l'Orlandina non avesse pareggiato oggi sarebbe stato risucchiato nella lotta per i play-out. È stato un punto importantissimo per la formazione di Galfano. Bene, una battuta la facciamo subito anche con i nostri due direttori sportivi che sono venuti a trovarci nella puntata odierna di Penalty. Salvo Castorina, allora, Licata ormai ha fatto piacere che ha concluso il campionato, ma sappiamo tutti che è stato un campionato poi alla fine molto fallimentare, no? Cioè si sperava che la squadra agrigentina potesse effettivamente fare di più in questo campionato interregionale. Allora, di fatto comunque le problematiche erano esistenti già dall'inizio della stagione, già dal ritiro precampionato si sapeva che avrebbe avuto delle difficoltà economiche, logistiche, societarie, quindi nel momento in cui passano 5 allenatori, 70 giocatori, eccetera, eccetera, è sintomo di un malessere che poi alla fine esplode con una retrocessione. Ecco, anzi, dico, stanno onorando al meglio il campionato, hanno inguaiato il Due Torri, perché di fatto è vero. Il Due Torri, se avesse vinto oggi, poteva ancora sperare nella salvezza diretta, invece non è andata, non credo così. Proprio. Santo, come vedi, non tanto il campionato del Licata, ma in generale il campionato riguardante tutte le squadre siciliane, a parte l'Acragas. Onestamente, guardando la classifica, mi piange un po' il cuore. Basta vedere tutte le ultime posizioni, sono occupate da tutte le squadre siciliane. Sì, è vero. Licata, a partire da Ragusa, Messina, che è già Due Torri. Non esiste più. Quindi vuol dire che comunque in questo momento in Sicilia abbiamo possiamo grandi, dire una stagione fallimentare, diciamo. Abbiamo grandi problemi e è giunto il momento invece di cominciare a pensare a risolvere questi problemi, a riorganizzarci, perché probabilmente siamo indietro di molti anni rispetto a tutti. E non è solo una questione economica. È vero, hai detto bene, non è soltanto una questione economica. L'ultima battuta con Carmelo proprio su questa discussione riguardante il fallimento in un certo senso, a parte l'Acragas, della stagione delle siciliane. No, ma io sono raramente non sono d'accordo con Santopalma e anche stavolta mi vedo costretto a sottoscrivere. C'è il calcio siciliano attraverso una crisi che non è economica, è organizzativa, è strutturale, e a maggior ragione la provincia di Catania, perché credo che non sia mai accaduto che la Serie D senza una squadra etnea. Questo deve fare riflettere, i campanelli d'allarme suonano ma nessuno li sente. Hai detto bene, suonano i campanelli d'allarme ma nessuno purtroppo li ascolta con attenzione. Invece voi dovete ascoltare e vedere con attenzione naturalmente adesso il primo stacco pubblicitario, e per lanciarlo naturalmente passiamo la parola a Federica Di Benedetto.
Sì, Ettore, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty.